Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte della guida di Pokémon Diamante da Crisirmant 4. Questa è la parte numero 88. In questo video cattureremo uno dei Pokémon che fuggono per la regione di Sinnoh, ovvero o Cresselia o Mesprit. Quindi il consiglio che io vi ridò è quello di andare a Jubilopoli e dall'entrata di Jubilopoli fare su e giù, il percorso 202 e Jubilopoli, fino a quando uno dei due Pokémon non comparirà nel quadratino in cui ci ritroviamo sul segnamappa. Ok, ne è appena comparso uno, vediamo chi è. Ecco, Cresselia. Cresselia è livello 50. Dato che non gli si può attaccare, bisogna catturare immediatamente. E lo catturo con una Master Ball. Pokémon Falcato, numero 488, Cresselia. Volando rilascia un velo di particelle brillanti, si dice che rappresenti la luna crescente. Beh, è possibile che sia anche vero. Cosa bisogna riconoscerne la forma. Ok, ora ne manca uno, ovvero Mesprit, che lo catturiamo ora. Allora, c'è Mesprit che fa i capricci, non si vuole avvicinare in questa zona qua. Dai, vieni, ti sto aspettando a braccia aperte. Oh, rimane. No, si è avvicinato. Evopoli. È arrivato al giardino fiorito. Evopoli. Ciclabile. Emoride, Evopoli. Pista ciclabile. Io devo venire a prendere Mesprit. Mi dispiace farlo. Si sta impiegando un po' troppo. Eccolo qua, si sta avvicinando, è qua vicino. È sopra i Jubilopoli, è sopra i Jubilopoli. È scappato al giardino fiorito. Anche l'emulatore adesso fa i suoi bei capriccetti. Oh, abbiamo fatto in circa 4 minuti a fare avanti e indietro. Comincia a prendere la bicicletta, perché nell'istante in cui non viene più io vado a prenderlo. Ok, vado a prenderlo perché mi sono stancato di stargli dietro. Ah, mi scoccio andare a prenderlo. Non sono io che devo seguire, è lui che deve venire da me. Se si trova nelle vicinanze di Jubilopoli lo vado a prendere. Ok, è qua, è arrivato. No, è scappato di nuovo.
Cioè, una volta che lo voglio catturare, non si fa vedere. Ok, eccolo qua, Mesprit, finalmente. Non è lui, penso, però. Infatti, Mesprit è la sua musica. La Cresselia che è un Pokémon un po' strano. Credo che non sia neanche longitario. Ecco Mesprit. Mesprit, livello 50. Lo facciamo fuori, lo catturiamo immediatamente. Non se ne venga a perdere tempo. Esprit numero 481 Pokémon Emozione. È detto l'essere delle emozioni, è insegnato agli uomini la nobiltà, la tristezza, la gioia e il dolore. Ok, allora, ragazzi, voglio dire un paio di cose. Se, come avete visto, abbiamo catturato tutti i Pokémon possibili. Possibili. Sì, dai, possibili. Tutti i Pokémon possibili della regione di Sinnoh. E ora ve li vado ad elencare. Come vi stavo dicendo, abbiamo appunto catturato tutti i Pokémon possibili della regione di Sinnoh. Ovvero. Tac, partiamo da qua. Primo, Azelf, livello 50. Secondo, Uxie, livello 50. Terzo, Mesprit, livello 50. Quarto, Cresselia, livello 50. Quinto, Etran, livello 70. Sesto, Giratina, livello 70. E per finire Rotom livello 15. Questi qua sono i vari, sono i Pokémon leggendari della regione di Sinnoh. Non sono tutti però, ve lo sto ridicendo. Non sono tutti perché si potrebbero ancora catturare Regigigas, Palkia. Sì, ma e Darkrai appunto. Però dato che devo notare, questa guida è piaciuta a molti, già da questa guida ho iniziato ad avere molte stelle, molti commenti e molte iscrizioni, farò l'ultimo video speciale, perché ho deciso di ridurre le parti, infatti saranno 90 parti totali e siamo all'88esima, perché e ne mancano ben due. Farò un video speciale dove catturerò gli ultimi Pokémon leggendari, ovvero Palkia, Regigigas e Darkrai. Quindi, ragazzi, vi dico, questo video termina qui. Ci rivediamo al prossimo video. Quindi votate, commentate, iscrivetevi. Ciao a tutti! E vi ricordo anche che non so ancora bene come che prossima guida fare. Quelle che sono sul mio canale sono ancora in fase di ripensamento. Al termine di questa guida proseguirà la guida di New Super Mario Bros. Per Nintendo DS, di cui mi trovo già molto avanti. Mi raccomando, seguite le mie prossime ultime due parti perché saranno le parti più belle. Ciao!